portare avanti un concetto con i ragazzi e per i ragazzi. Siamo a contatto con i futuri chef, con i futuri imprenditori. Mi auguro di aver lasciato qualcosa di importante ai ragazzi. Spero di aver portato qui la mia passione e la mia esperienza. Questo è stato un po' il tema di Che Puglia. Traghettare questi ragazzi nel mondo lavorativo. Penso che la formazione sia alla base. Di sicuro ci portiamo la loro energia e il loro entusiasmo. Perché possano credere che questo è un lavoro di vera passione e di grande illuminazione per quello che sarà il futuro. Quindi in bocca al lupo a tutti e vinca il migliore. Dovete dar valore a questa tradizione, dobbiamo insegnare le radici che ci hanno donato i nostri antenati. Viva le orecchiette! Ho imparato a lavorare in team e ho capito che significa lavorare in una brigata di alto livello. Sono molto emozionato. È un'esperienza stupenda che ci spinge a dare il meglio di noi. Stiamo mettendo le mani in pasta e questo accresce la nostra esperienza. Riuscire a trasmettere la passione per questo lavoro ai nostri ragazzi è davvero una soddisfazione. La scuola ci sta dando una grande opportunità e ci sta preparando al mondo del lavoro. Tra di noi c'è molta armonia ed è questo il segreto di una squadra vincente. Affiancare Chef Stellati aumenta il mio bagaglio di conoscenze. Grazie al Majorana e alla nostra preside per averci dato questa grande occasione. Lo chef decide per Marchitelli. Io sono una persona che premia tanto le sfide, perché la mia attività nasce da una sfida, io vengo dal nulla. Per me la borsa di studio la vince Degiosa Daniel. È una ragazza che mi è piaciuta un sacco oggi, mentre ha incominciato a lavorare ho visto che in silenzio aveva già preso quasi le redini della situazione. Ho scelto Loverro. Merito a tutta la squadra e per quello che è stato sia ieri e oggi, però fa eccezione Bastano. È bello perché ora ci si emoziona, un po' ci si rivede. Noi crediamo in voi. Questa idea noi l'abbiamo creata insieme e voglio che continuiamo insieme per tutto questo progetto che si chiamerà sempre Che Puglia, ma sarà sempre organizzato con tutti gli chef che vorranno venire, ma sempre solo con voi. Grazie.